Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni con la richiesta al governo del Consiglio Nazionale dei Giovani. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Maria Cristina Pisani, in un'intervista rilasciata a Dire Giovane .it, ha ricordato che la retribuzione media annua in Italia di un giovane under 35 è 10.000 euro, solo il 7% riesce a raggiungere quasi 20.000 euro. Anche per questo, evidenzia la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani, abbiamo chiesto al Governo di riaprire un tavolo di lavoro sulla pensione di garanzia per i giovani. Concretamente si tratta di un modo per coprire con contributi figurativi quei periodi in cui i giovani hanno scarsissime retribuzioni o non hanno alcuna occupazione. Un sostegno oggi per l'assegno pensionistico di domani. In un articolo dell'Huffington Post, Mattia Feltri spiega che il governo Draghi potrà riuscire dove Monti non riuscì nel sistemare questo sciagurato paese, lasciando così anche segno rispetto a un esecutivo ricordato più per le imposte e una riforma delle pensioni che ha fatto molto discutere e che ha portato anche a determinare la vicenda Esodati, che ancora non si è completamente risolta dopo ben 10 anni. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.